Assessore Terzi, oggi la Regione Lombardia ha firmato un accordo con Enel per l'installazione di 43 infrastrutture colonnine elettriche per l'utilizzo di questo tipo di veicoli. Tutto si inserisce anche nelle politiche ambientali della Regione Lombardia? Beh, direi che già realizza una delle azioni previste nel PEAR, nel Programma Energetico Ambientale di Regione Lombardia, cioè quello della diffusione della mobilità elettrica. È ovvio pensare che per far diffondere l'idea e l'utilizzo di veicoli alternativi a quelli insomma, tradizionali è forse il caso di dargli le infrastrutture. In questo senso progetti come questo si muovono e anticipano un po' i tempi e un po' le azioni appunto previste dal PEAR della regione Lombardia. Sono 43, saranno di fatto già 10 sono installate, insomma saranno 43 colonnine che permetteranno di muoversi non solo in Milano città come è stato fatto fino adesso di fatto, ma anche in alcuni comuni dell'Interland, favorendo quindi anche la possibilità di considerare dei viaggi e degli spostamenti un po' più lunghi, quindi non solo proprio strettamente in città. Quindi è un aiuto anche, come abbiamo detto, alla diminuzione dell'inquinamento. La regione sappiamo che toglierà il bollo auto proprio per chi utilizzerà delle macchine meno impattanti dal punto di vista ambientale. Sì, la regione ha già di fatto deliberato la sospensione, anzi la cancellazione del bollo per chi decide di lasciare un'auto inquinante per una meno inquinante. È ovvio che quando parliamo di auto non inquinanti o meno inquinanti il pensiero va necessariamente alla mobilità elettrica, che ha due ricadute. Da una parte sull'aria, perché ovviamente non ha emissioni di PM10, di PM2,5 che tanto sentiamo, insomma, e che tanto affligge insomma, tutta la zona produttiva della Regione Lombardia, e ha una ricaduta anche per quanto riguarda il rumore e quindi una vita migliore e un benessere maggiore, insomma, psicofisico maggiore per i nostri cittadini. L'utilizzo di veicoli elettrici ha ancora dei costi, però quali sono poi i riscontri invece positivi? Beh, direi che si sta comunque diffondendo nonostante i costi alti, anche perché le case purtroppo solo straniere hanno deciso di investire molto nella mobilità elettrica, rendendosi conto che questo sarà il futuro, soprattutto nelle grandi città, che è dove si concentra il traffico giornaliero. Sì, le auto stanno aumentando di numero, soprattutto in Regione Lombardia, e appunto pensiamo che con una maggiore infrastrutturazione questi comportamenti, che ad oggi sono stati solo in qualche modo marginali e particolarmente virtuosi, possono diventare di molti, se non di tutti, di gran parte di una parte buona parte dei cittadini lombardi. Ultima domanda, lei ha firmato un accordo simile qualche tempo fa a gennaio anche ad Almine per la stazione per veicoli sempre elettrici di questo tipo? Sì, il partner in quel caso erano altri, in questo caso è partita nel caso di Dalmine e dell'Interland di Bergamo, l'idea è partita proprio dai comuni e dalle associazioni come Agenda 21, che sono associazioni sovracomunali che tendono appunto allo sviluppo di un miglior ambiente, quindi alla realizzazione del famoso sviluppo sostenibile. Anche in questo caso sono tante azioni che la Regione Lombardia intende appunto coordinare per evitare che siano tante casi isolati, ma diventi un'azione, un comportamento di tutti.